Da Ogigia alla terra dei Feaci, costruzione e naufragio della barca. Versi 225-463 del libro quinto dell'Odissea. Dopo aver sentito Derek Walcott, il poeta dei Caraibi, l'Omero dei Caraibi, torniamo al poeta dell'Odissea, con questo brano che introduce il tema marinaro, che è un tema portante nell'intero poema omerico. Il testo greco di riferimento è quello dell'edizione Mondadori del 1983 per la Fondazione Lorenzo Valla, ma la traduzione è mia ed è contenuta in questo volume, Sui sentieri pescosi, edizione Logarth Press, Roma 1999. Così parlò, il sole scese e giunse il crepuscolo. Allora andarono nell'incavo fondo della caverna e si godettero l'amore, vicini l'uno all'altra. Ma quando, figlia del mattino, apparve l'aurora dalle dita di rosa, subito Ulisse vestì mantello e tonaca, e la ninfa vestì un grande drappo, mise sui fianchi una cintura bella, d'oro, pose un velo sul capo. Allora preparò il viaggio a Ulisse dal grande cuore. Gli diede una grossa scure da tenere a due mani, di bronzo a due tagli, in cui era confisso un manico bellissimo di ulivo. Anche un'ascia gli diede ben levigata. Si avviò verso il sommo dell'isola, dove gli alberi alti crescevano, lontano e pioppo, e l'abete era alto fino al cielo, secchi da gran tempo, stagionati da galleggiare lievi. Dopo avergli mostrato dove crescevano gli alberi alti, se ne andò verso casa Calipso, dea luminosa. Poi lui tagliò i tronchi, presto gli si compiva il lavoro, 20 in tutto ne abbatté, li sgrossò poco il bronzo, li levigò ad arte, li fece diritti a filo. Intanto Calipso, dea luminosa, portò le trivelle, lui tutti li trivellò e li adattò l'un l'altro, li connesse con caviglie ed incastri. Quale un uomo esperto nell'arte traccia la carena di un'ampia nave da carico, tale Ulisse la fece sull'ampia barca. Lavorò a disporre i bagli, assicurandoli alle fitte ordinate, poi con lunghe assi completò, mi fece l'albero e l'antenna adatta ad esso, inoltre fece il timone per guidarla, la ristoppò tutta con intrecci di giunchi a riparo dal flutto e vi sparse sopra molte frasche. Frattanto Calipso, dea luminosa, portò i teli per fare la vela e lui fece ad arte anche quella, fissò la drizza, le sarti, le scotte, poi con leve la trasse nello splendido mare. Era il quarto giorno e tutto aveva compiuto. Al quinto Calipso divina lo lasciò andar via dall'isola, dopo averlo lavato e vestito di panni profumati. La dea gli mise a bordo un odre di vino nero, un altro d'acqua grande, e provvista in una bisaccia, rimise molti buoni cibi e gli mandò un vento favorevole e leggero. Lieto, spiegò la vela al vento il nobile Ulisse, guidava abilmente al timone seduto, e mai il sonno gli cadeva sulle palpebre mentre scrutava le Pereiadi e Boote che tardi tramonta. E l'orsa che chiamano anche carro, che ruota su di un punto e guata Orione, ed è la sola a non bagnarsi in oceano. Gli aveva detto Calipso, dea luminosa, di far via tenendola a manca. Navigò 17 giorni, al 18° apparvero i monti ombrosi della terra dei Feaci, la parte a lui più vicina. Sembrava uno scudo nel nebbioso mare.